Video tra Marco Amore. Ora lo vogliamo dire perché sei tanto scocciata. Non siamo potute andare a mare. Ora guardiamo subito mamma che cosa le dà per farla riprendere. Guardiamo che cosa abbiamo preso. Vuoi vedere? Vogliamo aprire così facciamo vedere anche a loro che cos'è? Allora, questo è un album di Stitch con dei colori. Guardate, abbiamo pagato 2,50 euro. E vediamo un po'. Vediamo che cosa esce. Allora, i colori, tieni, questi sono tuoi. Poi vediamo cos'altro c'è. Ci sono questi, ci sono degli sticker di Stitch. Poi che abbiamo? Un mini pad da colorare che ora mamma dà subito a Bianca. E poi c'è un album da colorare un po' più grande. Questo qui. Pensate che tutte queste cose noi le abbiamo pagate 2,50 euro, un po' come le buste che troviamo in edicola. Tieni, mamma ti dà tutto. Allora, buongiorno, dai capelli potete vedere la nostra condizione. Oggi ci siamo, stanotte, come in tutto il resto del centro-sud Italia, c'è stata una grande tromba d'aria che ha spazzato via la maggior parte delle cose. Io pensavo di perdere la macchina in aria e invece no, ha resistito. Però si è rinfrescata l'aria, stiamo benissimo, però non siamo potute andare al mare perché è rimasta quest'aria molto fresca e soprattutto c'è tanto tanto vento, come si denota dai miei capelli. Questo perché, ragazze, lo so, la colpa è mia, quindi mi scuso con voi del centro-sud, perché ho pubblicato una foto su Instagram che ero al mare e poiché le secce sono tante, ma tante tante, ho scatenato tutto questo. Io lo so che sono partite non so quante beata te, beata te, beata te, ma le persone non sanno che tutte le mie storie sono in differita, quindi care mie, io non sono fessa, o al meglio non lo sono più, perché prima pubblicavo in contemporanea, cioè in real life. No, mai più, mai più, è vero, perché ci associavano tutto cosa, quindi mai più. Io le conservo, le archivio e poi decido io quando pubblicarle, quindi mi dispiace per voi malefiche, ma perché mi dispiace pure dire un'altra cosa, parlo al femminile, perché purtroppo la cattiveria è donna, perché gli uomini non sono cattivi, ma sono le donne che sono proprio maligne, sono cattive, hanno ragazzi fino all'urdimonio europeo, cioè, ma veramente tantissimo. E si vede poi quando le incontrate, da quello che vi dicono, dagli occhi sprigionano un'invidia, una cattiveria. Tie, schiatto, schiatto, mamma mia. Oggi sto dando il meglio di me, ma mi dovevo liberare. Invidiose, devono schiattare, come si dicono, così. Torniamo a noi. Per noi persone, perché io lo so, purtroppo mi dispiace pure per chi mi segue su Instagram, ma io non le pubblico più le storie in diretta, sono in differita, perché veramente, ma veramente, questo discorso non è nemmeno tanto con voi, ma come si è potuto ben intuire, è con le persone che purtroppo io conosco dal vivo, che incontro quotidianamente, che fanno parte della cerchia familiare, che il suo è peggio, mamma mia, che poi
parenti serpenti, ma molto spesso i parenti uno nemmeno se ne sceglie, perché sono parenti acquisiti. Ah, mamma mia! Scappate, le fidanzate dei cugini, le mogli dei le mogli, i mariti degli zii, delle zii, mamma mia! Che razza orrenda, mamma mia! È proprio, mamma mia, Allora, quindi siamo stati da Primark perché voi avete fatto venire il maltempo, ma noi ci siamo rifatte con i saldi da Primark, quindi dopo aver visto, vogliamo mettere gli adesivi qui? Guarda che belli! Siamo state da Primark al massimo, quindi non si fa, non riproducetela a casa, Bianca non ha visto nulla. Poi che cosa ho acquistato? Queste qui che sono delle cannucce riutilizzabili, che sì, queste pagate 3 euro e sono di mini, ora le apriamo insieme perché queste sono per Bianca. Sì, guarda, mamma te le dà, sono tue. Perché questa bimba giustamente non beve dai bicchieri. Amore, mamma le deve lavare però. Aspettate, le lavo e torno. Questa azione mi è costato un pianto isterico. Allora, vedete, sono molto morbide, non sono rigide. Abbiamo questa, facciamo vedere tutte. Allora, solo quella avrò lavato, queste no, quindi io ve le faccio vedere a lei. No, abbiamo questa di Minnie, un'altra di Minnie e un'altra con il fiocco che poggiamo qui. Poi che abbiamo acquistato? Abbiamo acquistato questo qui però da Toys, una altra ennesima bottiglina per l'acqua, ennesima, cioè nell'ultimo video, forse non ve l'ho pubblicato ancora, ne avevo acquistate due, le ho rotte, ciao, questa è l'ennesima, vediamo un po' com'è fatta, la chiamavano Attila. Anche questa è da lavare, quindi vedi di non guardarla proprio. Vediamo un po' com'è fatta, sì. Questa ha il beccuccio così come tutte quelle che noi acquistiamo. Meglio la questa. Poi, sempre da Toys, le ho preso questo costumino di Minnie che era scontato a 6 euro e 18 mesi. Perché Minnie a noi non piace. Poi torniamo da Primark. Che cosa abbiamo preso? Abbiamo preso questo set da colorare che ora le farò sparire perché voglio utilizzare in aereo. Non ve lo dico dove vado. Le ragazze, le mie ragazze, quelle che ci seguono nei video già lo sanno dove andremo. Tanto quelli vlog non se li vedono perché queste malignette, sapete che fanno? Vedono i titoli, vedono che può essere interessante e iniziano a smucinare per cercare di capire qualcosa della nostra vita privata. Ma non ci può, no, no, no. Quindi lo utilizzerò questo qui. Questa è Bianca. This is Bianca. Torniamo da Primark. Che ho comprato a questa monella? Mamma, a questa monella le ha comprato questo bel vestitino in cotone 18-24 mesi che era scontato a 3 euro ed è 100% cotone. Ragazzi, è freschissimo, ora glielo metto subito a lavare. Poi, che cosa abbiamo comprato? Sempre... Li mettiamo sulla crocetta perché me l'ha tolta questo monello? Sempre scontato. 5 euro le ho comprato questa jumpsuit di lino.
Volevo vedere i centimetri, perché la vedo un po' lunga, però è sempre 18, 24 e 92 centimetri, lei ne è 86, quindi potremmo esserci. Eccola qui, questa qui che porta anche la, la magliettina in cotone sotto, questa scontata 5 euro. Tieni. Poi ne ho comprato dei costumi, altri. Questo qua 3 euro, 18, 24, che è blu. Così, molto molto carino. Ci piace? Non tanto. Poi, che cosa abbiamo comprato sempre per me? Altri due costumi. Così, questo qua lilla e questo qua lilla. Come sono carini questi, invece di 6 euro 3 euro due costumi. Cioè ragazze, in spiaggia, se quando passa il barracchino, un costume 6 euro a mutandina per bambini, io da Primark 2-3 euro, cioè è un affare. Poi dopo sono una brava moglie, ho acquistato a mio marito. Cioè questo video è disturbato, io lo so, mi scuso. Allora, ho acquistato, ok, questo pantalone corto blu, vedete come le rompe? Vedete in diretta, avete assistito in diretta? Le lancia e si rompono. Questo qua blu, che era al 50%, quindi invece di 8 euro, 4 euro. Questo qua blu, e io ho abbinato questa maglia azzurra. Controlliamo, ok. Questa maglia azzurra, questa. Allora, questa qua, lui si trova benissimo con queste, in questo tessuto di Primark, perché dice che sono freschissime. Effettivamente sono 100% cotone. Questa è una M perché è 97, 102 centimetri. E mio marito è alto 91 centimetri. Comunque, questa qua è M. Questa qua azzurrina, non me la tanto l'ho pagata, 7 euro. Amore, che cosa vuoi? Quella che è caduta, ovviamente. Immaginavo. Tieni. Poi, vi ho preso un altro completo, che è il pantalone uguale, solo in questo colorino rosa, che a lui piace. Questa è, se ho preso bene la taglia, mi stava venendo un colpo, sempre 7 euro. Way a stretch. Anzi, ma per 7 euro ma cosa comprate? E poi sopra gli ho preso questa maglietta, sempre il solito discorso, vedete? Sono molto molto leggere, però comunque carine per uscire. Questa blu e bianca, sempre M, 7 euro. Eccoci qua. Quindi queste sono le cose che ho preso. Ieri starei domandando, perché non hai acquistato niente? No, solo questo set di orecchini che utilizzerò quando saremo in vacanza, perché vedete, io ne ho 1, 2... 3 che non ho, che l'ho perso, e 4, quindi 4 di qua e 3 di qua, sono 7. Quanti ne sono questi? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 di lusso. Me ne avanza pure uno, che sapete che faccio, questo piccolino lo metto qua, quindi tutto il set andrò ad indossarlo. Ragazze, un parto, io la partorisco ogni giorno, cioè la fatica del parto non è stata solo il 28 novembre 2020, ma è ogni giorno, costantemente. Non partorite a novembre, non li fate sagittari, perché vi assicuro, mamma mia, le fa, io faccio, perché sagittario, ma no, vabbè, amore mio. Io vi saluto e noi ci vediamo al prossimo video.